Niente, sono Marco Proietti, ho 52 anni e un anno e mezzo fa ho perso il mio lavoro, nel senso che avevo una galleria d'arte che purtroppo è andata in fallimento. Dopodiché mi è morta mia madre e ho avuto anche lo sfratto. E mi sono ritrovato da un anno, mi ritrovo a dormire in macchina con il mio cane. Diciamo da quell'episodio inizia il tuo calvario. Esatto. Da quel episodio comincia il mio calvario, perché dopodiché purtroppo ho chiesto mille volte lavori, solamente che tutti mi dicono che ho troppa esperienza per lavorare in agenzia immobiliare, per darmi lavoro. Oppure mi dicono che niente, che a livello lavorativo sono troppo anziano per poter lavorare anche il lavapiatti, oppure le pulizie. Ho fatto il guardiano notturno per 6 mesi e in questi 6 mesi mi hanno mal pagato, però ho lavorato per 12 ore al giorno, di notte, prendendo quasi 40 euro al giorno, quindi una miseria. Però ho lavorato perché mi serviva, quindi assolutamente. La Caritas non ci posso andare per il semplice fatto che dovrei abbandonare il mio cane, cosa che non voglio assolutamente, perché per me la mia vita è il mio cane. E quindi niente, sono costretto a vivere in macchina. Mi piove anche dentro la macchina un telo, perché purtroppo l'altro giorno con l'alluvione mi sono svegliato con l'acqua alle gambe, alle caviglie. E quindi però cerco di vivere in dignità, nel senso che una doccia, qualche amico lo trovo, i parenti sono spariti, con qualche amico che ho trovato in strada mi dà una mano per quello che riguarda lavarmi, portarmi da mangiare qualche volta e così. Quindi vivo, diciamo, della misericordia delle persone, anche se è un po' difficile. Ecco, da quanto tempo è che vivi in macchina? Sono 6 mesi che vivo in macchina. Però le vedo, come vede, bene o male, ho fatto la barba, ho fatto tutto, nel senso che non mi ritengo un barbone, ho la mia dignità ancora per poter andare avanti. Tu sei iscritto regolarmente al collocamento in questo caso? Sì, sono iscritto al collocamento, adesso veramente come non lavorante, che non lavoro, sì, perché mi hanno detto quando troveremo lavoro glielo darò, però chiaramente avendo 52 anni, il massimo dell'età per lavorare oggi sono dai 25 ai 35 anni. Un appello. Direi solamente che niente, cercare un lavoro innanzitutto e un alloggio e un lavoro, perché per ricominciare a vivere. Perché cominciare da zero è difficile, ma da sotto zero è ancora più difficile. Un lavoro di che genere? Qualsiasi. Oggi come oggi non cerco gloria, nel senso cerco solamente di vivere. Quindi un lavoro che mi faccia ricominciare a vivere, tutto là. Non c'ho un lavoro specifico, non pretendo tanto. Come si svolge la tua giornata? La mia giornata si svolge che la mattina mi sveglio, chiaramente molto presto, perché se entra il sole molto, molto presto. E niente, cerco lavoro, vado in giro, cerco Porta Portese, leggo, vado in giro a fare colloqui di lavoro. E niente, vado appunto da qualche amico a farmi fare una doccia, a cercare un pasto caldo, ecco, questa è la mia giornata. E la sera purtroppo alle 7 alle 8 quando cala la notte, una volta abito a fare 3 di mattina, adesso faccio le 9 di sera, 9 e mezzo già sto a dormire. Purtroppo questa è la mia vita, perché non ho altre possibilità. Quando non ti trovi una linea in tasca è difficile andare in giro, anche prendere l'autobus è difficile purtroppo, se vuoi fare l'onesto. Se vuoi fare il delinquente, purtroppo non sono nato delinquente, non so rubare ancora, non ci sono nato con questa professione. Questa è la mia casa, esatto, questa è la mia casa, quello è il mio cane, Lucky. Che sta riposando, anche se riposa anche troppo spesso. Lucky, buono, beh, chiaramente difende il territorio. Dietro ho le mie valigie, le mie cose che mi sono portato, alcune altre cose le ho lasciate in giro da amici. Qui c'ho la mia vita, 3 valigie, una coperta per coprirmi la notte, 2 giubbotti, qualche vestito che anche per farmi la barba. Le varie cose, diciamo, per vivere, per poter vivere. Ah, la macchina è ferma perché è rotta, fra l'altro, quindi non posso neanche girare. Quindi cercare lavoro a piedi, fra l'altro. La notte è dura perché ne pensi tante. Non dico che pensi al suicidio, adesso non voglio arrivare a drammatizzare, però ne pensi tante, ne pensi. Pensi che non ce la fai ad andare avanti, pensi che è molto difficile. Poi magari vedi il sole, ti senti bene, esci e dici oggi è un'altra giornata, qualcosa succederà di positivo, e ci speri anche perché vai a cercare lavoro anche umilmente, però poi ti senti sempre dire no, sei troppo anziano, sei troppo vecchio, c'hai 50 anni, addirittura c'hai troppa esperienza, questo è il massimo, sei troppo colto, c'hai troppa esperienza, questo è proprio stato il massimo che ho toccato, però me l'ho detto anche di questo. Io non voglio ripartire da 100, voglio ripartire da 0, qualsiasi cosa mi dia un po' di dignità, questo è chiaro, la dignità di lavorare e trovare un alloggio, una camera, non chiedo nient'altro, una camera e poter vivere io e il mio cane, solamente questo. Non penso che chiedo molto della vita, però per ricominciare, poi in futuro si vedrà. Ecco, il municipio cosa ha fatto? Il quarto municipio per me ha fatto solamente un'assistenza sociale che ogni tanto parla con me e mi dà un aiuto sotto l'aspetto monetario, cioè mi dà 300 euro bimestrale.
questo mese ancora non è arrivato, da un mese, lo stanno tutti aspettando, come me ci sono tanti, ecco, questa è la cosa importante, come me ho visto che è un mondo incredibile, dall'altra parte della barricata non ti rendi conto, stando di qua ti rendi conto che c'è tanta gente nelle mie condizioni, è qualcosa di sconvolgente, la gente chiede il sussidio, gente che non immagineresti mai, che vedi per strada, io sono stato a mangiare la Caritas e ho visto persone che mai penseresti che vanno a mangiare la Caritas, signore, persone vestite bene, eppure era pieno di gente a mangiare la Caritas, sono rimasto sconvolto dal tipo di persone che c'erano. Anche nei centri notturni. Anche nei centri notturni, certo. Magari di giorno. Mai penseresti, esatto. Gente che ha il suo lavoro, che però purtroppo a fine mese deve dare, lo so, uno ha conosciuto un ragazzo che deve dare tutto lo stipendio ai figli, che si è separato e non ce la fa andare avanti. Perché il giudice gli è imposto di dare quasi 800 euro ai figli, ne guadagna 1.200. Chiedo la possibilità di avere un lavoro decente e una camera, qualcosa per poter dormire tranquillamente, dato che sta venendo anche l'inverno, per me e per il mio cane. Che qualcuno ami me, ma anche, ami anche il mio cane, perché da solo chiaramente non l'accetto questa cosa, perché, ripeto, non mi abbandonerò mai del mio cane. Ho visto cani nel canile morire da soli, quando c'è l'abbandono del padrone. E questo no, che 2 anni fa quando l'ho preso non stavo in queste condizioni, se no non avrei preso il cane, perché il cane è uno di quegli animali che dà tutto e non vuole niente in cambio. Quindi lui mi dà tutto, tanto amore e non riceve assolutamente niente. Da me riceve solamente affetto. Sta con me la sera, mi scalda, mi aiuta, mi dà i bacetti, cioè. Raghi, vieni. È un meticcio. È un incrocio tra. Laghi, buono. È un incrocio tra un lupo e un boxer. E niente, è la mia vita, nel senso, è il mio amichetto vero. È anche un bel cane. Non perché è il mio, però insomma, anche un bel cane. È venuto molto bene. Sì, ti ringrazio anche perché cerco di dargli da mangiare prima a lui che a me. Lui, grazie a Dio, non è malnutrito. Su quello. E poi, insomma, lo spazzolo, cioè, ci tengo. Come tengo alla cura della mia persona, tengo a lui. Se no, non preferirei andare nel canile, sicuramente, se non potessi più dargli una mano. In bocca al lupo, Marco. Grazie, grazie. Ce n'ho bisogno. Crepi il lupo.